Willà carissimo, buonasera. Bentornato. Alla live qua. Sì, Mettiamoci alla prova. prima di pranzo ho già fatto Voltare a il sinistra. giro con multiplayer, ho pensato di andare avanti sempre con la DLC Iberia. Prepararsi a voltare a destra. Diciamo che non l'ho ancora Voltare a esplorata. destra. Al 100%, quindi mi occorre un pochettino, un po' di tempo prima di esplorarla. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare Completamente. a sinistra. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Tenersi a destra. Tra domani e dopodomani poi metterò un altro sondaggio. Quindi verrà votato il camion che dovrò portare in single player. Perché il canale ha raggiunto i 60 followers e quindi farò una mega farò Alla rotatoria, prendere la prima fare una mega uscita. votazione, quindi Tenersi a Facebook, destra. Instagram e vedendo un po' pure se riescono a partecipare anche qui su Twitch. Vedrò un pochettino quale camion mettere. Anche se molto probabilmente inserirò sicuramente il Renault Magnum insieme a un altro paio di camion. E quello sarà lo special 60 followers. Infatti ho l'intenzione di cambiare le targhette davanti al camion e mettere SP60 followers, special Tenersi a 60 destra e followers. poi uscire a destra. Uscire a destra. Benvenuto Dennis 092354, grazie per il follow. Benvenuto nella grande famiglia di Dub Logistica qua. Insieme a noi c'è anche un Prepararsi a altro voltare a destra. amico, Gattopicchio. Voltare a destra e poi Dennis voltare a destra. 092354 sta ospitando la diretta. Undefined Voltare a ospiti destra. aggiunti alla diretta. Benvenuti e grazie. Dennis 092354, nuovo follower. Grazie per il Voltare follow. a sinistra. Grazie per il follow. E grazie soprattutto per la Gattopicchio sta condivisione. ospitando la diretta. Zero ospiti aggiunti alla diretta. Benvenuti e grazie. Thank you. E facciamo un bel brecco al canale, quasi quasi. Brecco, brecco. È stato Quella, sei cambiato. sempre presente. Sai, ero indeciso se portare farming o Euro Truck, però poi sinceramente
Ho pensato di continuare l'esplorazione della mappa Iberia perché la trovo abbastanza interessante sta mappa. Infatti, vabbè, tu sei stato uno fra i primi ad esplorare, quindi sai bene che ci sono dei punti particolari, dei punti di esplorazione. Allora, vediamo un attimino. Allora, la sfida, l'evento l'ho completato l'ultima volta. Quindi vediamo un pochettino la mappa e vediamo di quale città ancora dobbiamo esplorare. Dunque, allora, Leon, vediamo un po' se c'è qualche carico per Leon. Leon sta qua. Bilbao, Siviglia, A Coruña. Forse potremmo prendere questo. Gion, che esploriamo la città. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Coimbra, no. Allora, chat. Vogliamo, facciamo in questo modo. Vogliamo esplorare. Vogliamo portare un carico in Portogallo? Oppure restiamo in Spagna? Votate, votate, votate. Voilà, Barba Bianca. Buonasera. Ho aperto un sondaggio. Esploriamo la. Continuiamo con la Spagna oppure andiamo in Portogallo? Allora, vediamo, palla a tuoti. Tu dici questo? Vediamo un po'. Il primo si è espresso. Portogallo. Vediamo un po'. Sei ancora? Dennis, ci sei? Allora. Bella tosta sta situazione. Vediamo un po' se possiamo fare un passaggio in Portogallo con qualche carico. Così vediamo di esplorare, di accontentare un po' tutti e due. Sarà difficile. Allora vogliamo fare. Allora vogliamo fare in questo modo, facciamo una trasferta ciascuno, quindi io pensavo di andare prima in Portogallo, di andare a Coimbra e poi da lì di fare un carico verso la Spagna, in modo da accontentare tutti e due. Cosa ne dite, ragazzi? A voi la parola. Ok, allora facciamo così, primo carico verso Coimbra, se c'è ancora. Porto, vediamo un po'. Coimbra, ok. Così. È ora
Cerco di accontentare tutti e due. A destra. Voltare a destra. Voltare a destra. Izquierda. Derecha. Prepararsi a voltare a sinistra. C'era un ballo latinoamericano. Voltare a sinistra. E quando si usa questa parola si dice: "Wow, stai parlando della preistoria". Andare dritto e poi voltare a destra. In cui il testo della canzone diceva: "Izquierda, derecha". Qualcuno di voi si ricorda come si chiamava questa canzone? Andare dritto. Per qualcuno che sta googolando, è molto difficile trovare questa canzone su YouTube. Barba Bianca, tu la conosci? Tenersi a destra e poi uscire a destra. Allora, se non erro, si chiama Muove la Golita o Colita, una cosa del genere. Stavolta mi avete preso leggermente impreparato sull'argomento. Ogni tanto anche zio Dab qua sbaglia un pochettino. Alla rotatoria prendere la prima uscita. Muove la colita. Ottimo. Tenirsi a destra. Uscire a destra. Izquierda, pam, pam, derecha. Izquierda, pam, pam, derecha. È quel derecha, è la izquierda. Stiamo parlando almeno di almeno del, mi sa, 97-98. Siamo, diciamo, a cavallo con gli anni 2000. Google, Mr. Google, mi puoi vedere un attimino in quale anno è uscito questo brano? Prepararsi a voltare a destra. Voltare a destra. La Macarena sicuramente è molto più 2007. Caspiterina. Prepararsi a voltare a sinistra. Recente. Voltare a sinistra. Invece Macarena in che anno è uscita invece? Qua veramente andiamo nella preistoria. Mi sa che almeno una decina d'anni prima, forse 11. Sì, questo ricordo, solo che non ricordo bene l'anno in cui è uscito, ma se non erro era a cavallo tra... Dunque. Voltare a destra. Dovrebbe essere a cavallo tra il 97, tra il 96 e il 2000. Voi dite, zio Dab, ma tu qua 95. Ah, ecco. E la versione, se non erro, la cantavano Los Loco,
un qualcosa del genere. Erano in due, che poi hanno ripreso anche dei video recentemente. Ecco qua. Prendiamo questo. L'asse un po' più alto. Los Locos, ecco. Che erano un po'. Erano anche, diciamo così, all'apparenza, non molto giovani, ma diciamo così. Però erano molto divertenti. Uno dei due aveva un po' le sembianze con Tom Jones, quello di Sex Bomb, perché uno dei due, se non ricordo male, aveva i capelli ricci molto stretti. Ricci molto 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 stretti. Tutto è pronto, possiamo partire. E comunque la tendina di Babbo Natale qua Puntare non a va, destra. non è mai fuori moda, quella con le luci di Natale. Ah, non lo sapevo. Vabbè che gli italiani negli anni 80, negli anni 90 con la Italo Disco hanno veramente fatto dei gran bei pezzi. Sì, la SketchUp a Serie E. E hanno, se non ricordo male, giusto due o tre singoli. Sono stati dei tormentoni. Poi sono spariti. Sparite, anzi. Sono sarde. Ah, credevo fossero spagnole. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Come direbbe Pierino, vogliamo i nomi, i nomi. Uscire adesso. Vediamo un po', dai. Come si chiamano, anzi, come si chiamavano? Come si chiamano? Ah, ecco. È perché qualcuno qui ha detto che erano sarde. E vi sblocco un ricordo. Vi ricordate delle tattoo? Tango Alpha, Tango Uniform. Tattoo. Ah, e allora io ti consiglio di fare una googolata veloce. E di vedere anche uno dei loro video più visti di quel periodo. Quindi la SketchUp sono italiane. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Mi fido allora, mi fido di zio Uscire a Google. destra.
Allora mi sa che devo andare a vedere pure io, anche se effettivamente mi sa che erano un po' più spagnolitos. Spagnolas del quartiere Spagnolis. Di Andare via dritto Toledo e poi a voltare a Napoli, destra. ovvero via Roma. Voltare a destra. Comunque vi consiglio, magari se state ancora googolando, cercate le tattoo. Tango Alfa, Tango Uniform, Torino Ancona, Torino Udine. All the thing she said dovrebbe essere un pezzo. Direi di sì. Nei quartieri spagnoli. Quello via Roma è praticamente costeggia una parte dei quartieri spagnoli, la parte diciamo antica di Napoli, uno dei tanti quartieri antichi di Napoli. Gattopicchio, le sale da tu, vero? Parteciparono anche a un festival bar. Pare era il 2000, gli inizi, i primi anni del 2000, in cui loro cantavano questa canzone. All the things she says, un qualcosa del genere. Che se non mi sbaglio fu anche la sigla del Festival Bar di quel periodo. A parte che fu il periodo proprio in cui fecero parlare di loro, insomma, per qualcosa di scenico, diciamo così, fatto sul palco, però poi alla fine è stato tutto smentito. Una, se non ricordo male, una era mora e una aveva i capelli rossi. Sì, viva España. Viva España. Ah no, qui siamo in Portogallo. Portucario. Portuguese. Pedaggio. Ecco qui. Esatto, Gattopicchio, bravo, esattamente. Fece parlare un po' di loro, che poi alla fine era tutta una messa in scena, perché i malpensanti credevano che avessero, diciamo così, una relazione, ma per essere molto light. E quindi fecero parlare di loro per via di questo bacio scenico. Che poi, alla fine, tanto finto per benismo, eccetera, eccetera, eccetera. E comunque, ragazzi, alla fine, questo DAF non è male. Il 106 rispetto al 105. L'unica pecca è che purtroppo questo modello non ha previsto Tenersi a sinistra. il serbatoio supplementare.
Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Io ho sbagliato anche strada. Non gli hanno installato il serbatoio supplementare. Perché quei litri in più sono sempre qualcosa, ecco, una sicurezza. Che insomma ora non ricordo bene se fossero 500 litri o di più, ma sta di fatto che insomma si potevano percorrere quasi 4.000 km con un pieno con l'XF-105. Alla rotatoria prendere la quarta uscita. Ma dice a me, secchione insomma, io secchione proprio. Ma diciamo che ho molte cose belle recuerdos. Tenersi a destra. Ah, sì. Il 106 esteticamente è più bellino. Decisamente più aggraziato, molto più rotondo. Arrotondato. Però ditemi quello che volete, ma la skin di Babbo Natale è qualcosa di spettacolare, diciamolo. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Anche questo. Uscire a destra. Solo che in più ho aggiunto la solita barra degli accessori con i fari. E gli omini della Michelin non possono mai mancare. Eh sì, quella. Ora non ricordo la configurazione. Ma scusa, ma mi pare che l'abbiamo fatta insieme la configurazione. Ah no, non tutto. Perché ha ragione. Tenersi a destra. Sì, sì, perché dopo ho aggiunto la barra, sì, sì. Perché qualcuno, se non ricordo male, fece scegliere la vernice. Che era quella giallo oro, quella di Babbo Natale, e l'altra mi sembra che era una azzurrina. Chissà perché, scommetto che soprattutto il paint job è bellissimo, dici la verità, Barba Bianca. Scrivilo. Ah, ma tu l'hai messa. Questa DAF come strumentazione è migliorata notevolmente rispetto alla versione del 105. Infatti le icone sono molto diverse, molto più complete il quadro. Sì, il quadro del DAF è moddato, credo. Se non ricordo male, dovrei aver caricato una mod. Se non erro, ma mod particolari no, di
il tuning, queste cose qui. Solo all'inizio l'ho fatto e magari anche un po' più particolarmente aggressivo. Poi dopo ho detto quasi quasi lascio i mezzi quelli lì grosso modo originali. E nel 2013 o 2014 già avevo iniziato a provare le mod di Sizzle, Sierra India, Sierra Lima, Sizzle, Savona, Imola, Savona, Livorno. Infatti sotto lo Scania avevo messo delle gomme in stile gomme da gara con cerchioni assurdi. Sì, all'inizio sì. Poi Tenersi a sinistra. dopo ho provato la mod dei 1000 cavalli e era qualcosa di particolarmente Tenersi a sinistra. strano perché riuscivo a raggiungere i 200 km orari in maniera molto easy. Qua devo uscire. Molto Sto easy. ricalcolando il percorso. Studiamo un percorso alternativo. Vediamo un po'. Allora. Ai ai ai. Qui è chiuso, quindi mi sa che devo fare il giro per di qua. Mannaggia. Buon viaggio. Sì, ma sai, poi all'inizio diciamo così, ti diverti pure ad utilizzare questo tipo di mod, però poi dopo, Tenersi a quando destra ti e poi approccia un altro uscire tipo a di destra. Uscire a stile destra. di vita, o meglio, stile di guida, diciamo un po' più reale, realistico e serio, allora. Alcune mod particolari non le utilizzi più e io non le più utilizzate, ma è semplicemente per un fatto di per una scelta, ecco. Tenersi a sinistra. Grazie per aver suggerito al Tenersi a sinistra. bot i link imbarchi, quelli che imbarchi. Soprattutto social amici, punto esclamativo social amici. Seguite, seguite, seguite. Guardate il daffuccio come sale, come prende velocità e come la perde in salita.
Io devo vedere un pochettino. Probabilmente sì. Non ne sono sicuro, ma dico probabilmente. Quindi non è sicuro. Voi siete più volvisti, se non ricordo male, giusto? Volvisti, amanti del Volvo. Uscire Oppure a voi, destra. diciamo così, non avete pretese, quindi, come dire, un mezzo vale l'altro, seppur non è particolarmente potente. Interrogativo. Ma il camion che tu acquisteresti per te, diciamo così, per andare a giro. Tenersi a sinistra. Sai, quando vuoi fare la scampagnata, la gita fuori porta e dici, ma sì, quasi quasi, prendo il camion con il rimorchio, quello lì con le sponde aperte, tutto aperto. Scania, sì, ma infatti a quanto pare lo Scania è molto quotato. Iveco pure io mi sono trovato bene con lo Stralis. Senza nulla a pretendere, diciamo che la potenza del motore rispetto ad uno Scania o Volvo è quello che è. Però, settando il cambio giusto, insomma, se la cava bene. Anche a me il Man piace. Un po' tutti i camion di ETS, però mi ha molto colpito il Renault in generale perché ha un freno motore e un retarder molto reattivo. Non appena alzo il piede dall'acceleratore già comincia a rallentare. Secchione attacchi Renault T? Mi sa di sì. È fatto bene. E tra l'altro è uno dei camion che è abbastanza stabile. Difficilmente si ribalta ed è anche molto robusto in caso di frontali. I danni sono veramente bassissimi. Sarà forse che quando vedo che qualcuno mi punta di fronte, alzo il piede dall'acceleratore e quindi riduco veramente al minimo il danno. Però il Man pure è un bel camion. Trattore oppure motrice? Voi come le chiamate? Chat, votate. Motrice oppure trattore? Oppure altro, va? Anche io motrice.
Vediamo, gatto picchio. Picchio, picchio. Forse, perfetto. Forse alcune persone le chiamano trattori perché utilizzano, italianizzano il termine inglese, un po' come trigger, che poi il trigger non è altro che il grilletto, la leva di sparo. Però dicono trigger, trigger, trigger. Mi ha triggerato. Che significa triggerato? Teoricamente dovrebbe significare qualcosa che ti colpisce, o no, raga? Tipo per esempio, che ne so, questo gioco mi triggera. È un po'... diciamo per chi come me utilizza un linguaggio forse meno anglofono, però sarà anche un po' complicatuccio da tradurre. Sì, triggerato, ha sparato, sì. Ah, noia, ecco. Questo non lo sapevo. Quindi quando uno dice tipo questo gioco mi triggera vuol dire che è noioso. Mi scoccio, mi triggerò. Devo provare ad utilizzare triggero, mi sto triggerando nella vita normale, devo vedere quante persone conoscono il significato di questa parola, che per me è nuova. Ah, ok, quindi quando succede qualcosa, perché in un discorso a proposito di una DLC scrisse in un commento questo DLC mi triggera, quindi è da lì che mi sono un po' incuriosito su cosa volesse dire triggera. Perché poi è un termine molto generico, diciamo così, nell'ambito gaming forse utilizzato. In farming, per esempio, il trigger è il sistema che attua una determinata mod per farla funzionare. L'Inghilterra, ragazzi. Sto cercando un nuovo percorso. Diciamo che ti triggerà soprattutto beccare conducenti in Inghilterra che non proprio sanno come si guida, ma soprattutto quelli che... Ah, qua è chiuso. Soprattutto quelli lì che quando guidano un po' così. Tenersi a destra. Insomma, vi hanno fatto triggerare su tutto il percorso, a quanto pare. E dovete sapere che quello è lo spirito di GTA che poi si impossessa di alcuni conducenti su multiplayer. Ah, però 5-6 città. Li avete beccati tutti quanti praticamente.
Tipo quelli lì che si buttavano dai ponti là, mamma mia. Non so chi me l'ha raccontato, ma dice che durante un multiplayer c'erano dei conducenti che si lanciavano. Ah, ecco, mi ricordava una mezza cosa. Il Don Giovanni. Ah, ecco, voi l'avete visto, quindi potreste raccontare cose che i normali umani non potrebbero nemmeno immaginare. Spero che almeno i danni siano stati minimi. Unirsi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Dall'Inghilterra a Lione. È bella, eh. Vabbè, se vogliamo dirla tutta a Calais, mamma mia, ragazzi, è un macello incredibile a Calais. Quindi alla fine vi hanno fatto triggerare, vi hanno fatto praticamente impazzire in quel caso lì, considerando che non vi hanno fatto guidare in maniera rilassata e tranquilla, insomma. Come si dice a Napoli, vanno scucciate. Ma forse c'ero pure io, può essere. Perché Castel? Ah, può darsi che mi sto sbagliando. Diciamo che gli indisciplinati ci sono un po' ovunque, questo dobbiamo dirlo. Però, diciamo che un po' più stranamente, io li ho Alla trovati un po' rotatoria, più prendere la spesso prima uscita. sui viottoli. Venirsi a destra. E sera giovedì mi sa che Uscire a destra. forse quando abbiamo fatto la trasferta insieme, perché giovedì sera c'ero pure io. Sempre con il famoso problema del motore là. Aia! Qua quando utilizzo la schermata dall'esterno. Ah, ok, allora non era quando c'ero pure io. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Siamo arrivati a Coimbra. È Alla rotatoria prendere la prima uscita. arrivato a sto punto. Acquisto anche il garage qui, così. Poi Uscire adesso. la prossima volta. Andare dritto. Prepararsi a voltare a sinistra. Faccio una piccola partenza da qui. Voltare a sinistra e poi voltare a destra. Voltare a destra. Finalmente siamo arrivati. Eccolo lì.
Eccolo lì. Spegniamo i lampeggianti. E qua muoviene il bello. Non ha detto è stato un bel viaggio. Quello lo dice quando vado a fare il carico. Quando ho fatto tipo 100 metri mi dice è stato un bel viaggio. Alla prossima. Sono stato anche fortunato. Allora, adesso avanti il prossimo. Vediamo un po' cosa c'è per la Spagna. A Coruña. Allora, pensavo di andare a Obarco. Obarco pure, vediamo un po'. Città inesplorata. Allora, Obarco. Allora, facciamo così, Obarco oppure allora facciamo così, scegli tra Barco, A Coruña e Salamanca. Quale di queste devo fare? Ok, birra Coruña, prendiamo la tubatura oppure si dice. A me l'uno vale l'altro, Vediamo quale paga di più. Allora, 11.095. Tubatura quadrata, 24 tonnellate. Dai, a te la scelta. Giro positivo, ok, tubatura quadrata. Al lavoro. Profitto, acquisto pure il garage. Voltare a sinistra. Voltare a destra. E
Riorientamento. Io conoscevo un certo Antonio che veniva da Coimbra. Non importa, troverò un nuovo percorso. Parlava portoghese. Portoghese. Senti come sgasa questo malandrino del DAF. Voltare a sinistra. Qualcuno in chat può usare il comando punto esclamativo social amici tutto attaccato, grazie, thank you. Anche se ogni tanto lo fa il bot, però. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Ottimo. Uscire adesso. Ottimo, ottimo ed abbondante. Io quando posso faccio anche un po' di ricordo agli amici che insomma che possono iscriversi ai gruppi Facebook Tank Transport SRL e l'angolo dei simulatori. Al momento per la 1.40 nulla, perché sul forum di SCS scusami trackers prepararsi a tracker FMP non ho visto nulla, quindi presuppongo che sia ancora tutto work in progress. Alla rotatoria prendere la prima uscita, tenersi a destra. Ma è più di una settimana uscire che non ho adesso. Non vado a vedere sul forum, però poi devo dare un'occhiatina, ma solitamente nemmeno sul gruppo Facebook dei tracker trackers MP non ci sono notizie, quindi evidentemente gli sviluppatori sono ancora in fase di tenersi a destra di collaudo. Tenersi a destra, creazione. Poi voltare a destra. Voltare a destra. O divano. Prepararsi a parla portoghese. Il portoghese poi è una lingua particolare. Molto mi dà l'impressione di quelle lingue molto passionali. Eccoci arrivati, sani e salvi. Perfetto. Ecco qua.
fala português. Oh, si apre. Andiamo. Manovra millimetrica. Manovra millimetrica. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Ciao capo, io me ne vado. Ciao capo. Prepararsi a... Voltare a sinistra. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Tenersi a destra. Uscire adesso. C'è qualcuno in chat? Prendere la seconda uscita. Tenersi a destra. Uscire adesso. R6, che gioco è? Interessante. Quello dell'Audi.
Ma è quel gioco in cui che porti nelle live, se ho capito bene. Lo spara tutto. Alla rotatoria, prendere la prima uscita. Ah. Uscire adesso. Ok, almeno così ti faccio il ride, ti giro, ti faccio sia il ride e ti osto. O per dirlo in italiano ti ospito nel canale. Ma tu sei padrone del mio canale qua. Apex, ma Apex l'ho sentito. Sentito nominare. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ah. Guarda, c'è Uscire a destra. Driver Boost su Steam, è gratuito. Praticamente ti fa installare i driver ottimizzati per il gioco. C'è una versione la 5 che pure è buona, che ti fa installare tutti i driver. Poi quelli di gioco specifici invece te li dà la versione a pagamento. Io ovviamente ho preso quella lì completa perché mi servivano i driver pure per i giochi. Però anche quella lì gratuita è ottima. È gratis, ho detto. Ti aggiorna tutti i driver del sistema. Infatti, mo, prima di uscire in live ho fatto l'aggiornamento dei driver della scheda video, delle schede video. Perché ho una scheda video dedicata Driver Boost. Una scheda video dedicata per la physics. O per la fisica. Ci sono due versioni. Non so se la 7, l'ultima è gratuita, però vedi, se ci sta quella versione demo gratuita, prendi quella lì, l'ultimo la 7, altrimenti va bene pure la 5. E vedrai che differenza, noterai la differenza. Noterai proprio. Oh, questo sbandicchia. Lo noterai proprio a vista d'occhio che le prestazioni aumentano notevolmente. A sinistra e poi uscire a sinistra. Uscire a sinistra. Grazie.
Ottimo. Quando lo lanci, quello ti c'ha due funzioni. Ti permette anche di ottimizzare il PC per utilizzare il computer. Quindi ti sospende Iniziare a sinistra. temporaneamente tutti quei programmi in esecuzione che non servono e che ti rallentano pure il PC. C'è l'utile dilettevole, comunque ottimo. Oltre a driver boost, se non ricordo male, ti ottimizza il PC per giocare. Infatti adesso pure io l'ho lanciato prima di usare il gioco. Tenersi a sinistra. Poi magari praticamente tipo ogni mese gli fai la scansione dei driver e quello ti dice se sono usciti i driver aggiornati. Veramente ottimo. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ottimo, allora lasciagli fare l'aggiornamento. Quello mo ti aggiorna tutti i driver di sistema. E quando ti dico tutti, tutti. Ciao Manuel, benvenuto. Scusami, ma mi sono soltanto accorto adesso che hai scritto. Mi auguro che non ti abbia fatto aspettare tantissimo tempo. Ah, ok, perché ho alzato appena l'occhio qua e ho notato il tuo messaggio. Tenersi a sinistra. Grazie ancora per la compagnia che mi ha tenuto nella trasferta in multiplayer prima di pranzo. Sì, sono nella mappa Iberia. Non so se ho inserito il logo sulla schermata del gioco. Comunque sì, ho fatto due tratte. E visto che sei entrato tu prima di chiudere la live, facciamo un'altra tratta spagnola alla quale mi direi tu quale fare. Io ti suggerisco quella che più o meno si può fare e tu poi sceglierai il carico e la destinazione. Così onoro la tua presenza qui in live in chat. Molto probabilmente una cavatina come al solito, la fuga dalla città del fine settimana come sempre, sì, dalle 10 in poi. Ottimo.
Così tieni pure un po'. Magari tieni un po' più in attività il canale, ma non lo so se è l'ultimo stream quando è che l'hai fatto. Perché purtroppo seguo così tanto tutti gli amici sui vari canali Twitch che a volte mi scordo pure la live di chi ho visto. Comunque falla tranquillamente. Così almeno se non riesco a streamare io, c'ho sempre la copia del backup del tuo video. Monte video. E Spagna. In 4K, io quasi riesco a streamare a 1080 Full HD qua. Ah, dici 4000 km. Alla faccia del bicarbonato di solito. Io ne faccio molto meno. Soprattutto in questo periodo che anche così non in streaming mi sto occupando un po' di farming. Ah sì, il camion quando è che l'ho preso? Mi sembra mercoledì, se non erro, o martedì o mercoledì, questo qua. Quindi diciamo che in meno di una settimana, sì, ci ho fatto 4000 km. Ma fatti tutti quanti così sulla mappa Iberia. No, la settimana prossima ne prenderò un altro. Devo preparare anche il sondaggio, quindi in base al sondaggio poi ne prenderò comunque un altro. Ragazzi, voi consigliatemi quali camion inserire nel sondaggio. Perché io ho messo il MAN, poi mi resta il Renault Magnum e vorrei aggiungere un Iveco, esatto, lo Stralis. Pensavo di mettere quello lì col cupolino che c'avevi tu. Ma uno di questi tre qua, poi sta ai votanti decidere. Votando quale camion dove devo prendere. Ah, l'Highway, ok. Oh, è il bot qua che quando vedete il maiuscolo ammonisce. Lo prende come spam. Tenersi a sinistra. Comunque sì, l'highway quindi, ok. Io mi metto questi tre camion qua. Il man vorrei inserirlo perché è parecchio che non lo utilizzo. Tanto poi ti ho detto a giro, come si dice? Ad esaurimento, poi li proverò tutti quanti, per cui se vado in Inghilterra forse sì, però facendo le tratte in Spagna qui. Mi consigli di disabilitarlo come amministratore il bot? Al limite posso togliere l'opzione del maiuscolo. Ah, ma tu dici il moddato si ribalta. Aia, mi sono distratto.
Ho capito. Ma sai, preferisco comunque fare questo sondaggio pure perché altrimenti, insomma, il canale sì, è vero che diciamo così, in qualche modo ne usufruisco io, però secondo me è bello pure che ognuno di voi esprima la propria opinione. Tanto comunque ti ho detto, alla fine arriverà pure il momento del Livigo. Allora non dovesse arrivare per questa settimana. E quelli man mano che si esauriscono, poi alla fine li proverò tutti. E poi alla fine, dopo terminato il ciclo, questo qua, faremo la top 3. Il Renault, il Magnum, Renault Magnum, il MAN e l'Iveco Highway. Perché il Renault T l'ho già utilizzato, quindi per il momento vorrei tenerlo un po' da parte, perché l'ho utilizzato come del fu. Infatti ho utilizzato il Renault T Evo o Ivo proprio in occasione della prima live sulla mappa Iberia. Renault che mi sorpassa. Volvo FH16 ufficiosamente l'ho già utilizzato, però ufficialmente no. Però comunque l'ho inserito già in una live, però sicuramente non questa in questa tornata, ma la prossima sicuramente lo inserirò. Però hai capito, i Volvo insieme allo Scania sono quelli lì che si votano ad occhi chiusi, però comunque li metterò più in là nella classi, nel sondaggio dei mezzi da acquistare. Qual è la tua classifica? Dimmi un po'. Eh sì, lo Scania sicuramente a livello di estetica è molto bello e anche a livello di motore. Renault T, sì, anche a me è piaciuto molto, esteticamente anche come robustezza. Guarda, Giova, è un ottimo camion, siccome tu hai guidato anche motrici non particolarmente potenti e performanti, posso dire che se trovi la giusta combinazione sul motore cambio vai proprio una favola, vai. E poi c'è un freno motore, un retarder che ti ho detto è. Risponde immediatamente ai comandi. Il terzo potresti metterci anche. Dunque, fammi pensare un po'. Barba Bianca suggerisci. Ai, qua mi sto distraendo. Mirk0N3 sta ospitando la diretta. Undefined ospiti aggiunti alla diretta. Benvenuti e grazie. Mirk0N3 nuovo follower. Grazie per il follow. Grazie, benvenuto nel canale, benvenuto alla live. Mamma mia, che sto combinando qua. Grazie per il follow e grazie per il ride.
scusate. Dunque, il terzo, Mercedes Actros, il modello nuovo, quello più recente. Oh no, che ne dici, Manuel? Seppur non, come dire, a livello di potenza motore non è un granché, però a livello estetico eppure. A livello di cambio pure ho notato che ha dei buoni rapporti. Mercedes oppure fammi pensare. DAF, bravo. Però mo qua devi specificare quale. Tenersi a destra e poi uscire a Io destra. sinceramente, per il fatto che mi piace viaggiare tranquillo, Uscire io a destra. voterei il 105, l'XF105, però anche il 106 è un ottimo camion. Rullo di tamburo, XF. Tocca a te Alla metterlo sul rotatoria, podio. prendere la seconda uscita. Eh sì. Esteticamente è fatto bene. Ottimamente bene. Uscire adesso. Oh via. Sì, anche a Tenersi a me è sinistra. piaciuto molto. Economico, però all'inizio proprio di quando ho preso Eurotruck nel 2012 è stato proprio il primo camion che ho acquistato. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Siamo arrivati a Curugna. Ottimo. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Dopo tocca a te, Manu. Voltare a sinistra. Per l'ultimo carico decidere dove andare. Siamo arrivati a destinazione. Alla prossima.
Oh, ho sbloccato anche il lungo, perfetto. Allora, io direi per ora facciamo così. Per ora non sblocco niente. Allora, vediamo un po'. Facciamo così. Scegli tra questi due carichi che vanno a guarda. Cavi in bobine oppure imballaggi usati. Chat votato.